Quest'oggi all'Impera si parla di series e di partecipate in genere. Guidobbo è l'assessore alle partecipate, si fa un po' il punto della situazione su queste. Bene, allora dunque, oggi parliamo soprattutto di series. In realtà sulle partecipate il messaggio è entro fine anno dovremo portare in consiglio una delibera sulla ricognizione delle partecipate e sulla revisione in funzione della normativa. I capisaldi di quello che faremo sono tre. Innanzitutto rispetto alle normative, quindi dovremo assolutamente cercare di trovare delle soluzioni nel solco di quello che la legge ci impone, per quanto siano molto complesse e molto critiche alcune disposizioni. Il secondo caposaldo sarà quello della tutela del livello occupazionale, quindi ove possibile tutela dei dipendenti attualmente impiegati e comunque come obiettivo minimo una tutela più generale dei livelli occupazionali delle società. Il terzo obiettivo, il terzo cardine su cui incentreremo il ragionamento sarà quello del mantenimento dei livelli di servizio o ottimizzazione in generale dei livelli di servizio forniti alla cittadinanza. Allora, parlando più specificamente di Seris ha seguito un percorso un po' accelerato rispetto alle altre per il fatto che abbiamo delle esigenze di organizzazione del servizio che è particolarmente complesso, con un contratto di servizio via via prorogato che scade a fine anno, con problematiche di personale abbastanza ingenti, si parla di circa una settantina di persone, quindi problemi organizzativi un po' particolari. Quindi abbiamo seguito una strada più accelerata e anche diversa da quella che poi adotteremo nella maggior parte, nelle altre partecipate. In particolare, e questo è lo scoop, diciamo, la novità di oggi, abbiamo deciso con la giunta di poco fa di esternalizzare il servizio di mensa. Quindi indiremo una gara d'appalto per affidare a terzi il servizio di mensa. La gara partirà con i tempi più brevi possibili. Ovviamente ci sarà un periodo transitorio, vedremo di quanto tempo in cui verrà ancora affidato al servizio la Seris, diciamo nelle more dell'aggiudicazione delle procedure che saranno necessarie, però la scelta è questa. È una scelta che nasce soprattutto dall'esigenza di carattere normativo e organizzativo, perché sulle partecipate del comune ci sono tutta una serie di vincoli nell'utilizzo del personale che condizionano le modalità di assunzione, quindi avendo tanti tempi determinati, ci sono vincoli sui tempi determinati. Per capirci, sono tutte le problematiche che hanno comportato il famoso episodio dei panini, perché in quella sede era impossibile assumere persone per garantire un livello di occupazione dal settembre fino a dicembre, proprio per i vincoli imposti alla società. Ecco, E cambierà questa è quindi, la scelta. cambierà. A questo punto direi che passiamo al servizio, che poi il terzo cardine che ho detto è quindi il secondo e il terzo, mantenimento dei livelli occupazionali e garanzia sul servizio che dovremo cercare. Secondo me fatta bene, che è quello che ho intenzione di fare, che i servizi sociali seguiranno con molta attenzione, dovremo migliorare gli aspetti di qualità, non soltanto mantenere, potremo riuscire a migliorare. L'importante è che il Comune avochi a sé un ruolo di controllore e di guida dell'attività che potrà essere svolta legittimamente da un soggetto privato. Direi E a che proposito di passo. questo, Sì, l'assessore dei servizi sociali certo. Fabrizio Risso, negli ultimi tempi qualche problema con il servizio mensa c'è stato, quindi si punta ad un servizio di maggiore qualità. Assolutamente, come diceva il collega Abbo correttamente, questa decisione che è stata assunta dalla Giunta è stata assunta per ottemperare, diciamo, aspetti e profili normativi ed organizzativi. Quindi abbiamo deciso di esternalizzare il servizio e quindi faremo una gara d'appalto dove sarà cura dell'amministrazione, come dire, andare a delineare in maniera precisa tutti gli aspetti relativi al capitolato, che sono quelli che ci preoccupano maggiormente, nel senso che noi vogliamo che il servizio sia un servizio efficiente e quindi il capitolato ci darà la possibilità di andare a inserire tutti quegli elementi di qualità che verranno poi richiesti alla società che si aggiudicherà il servizio. Quindi c'è un ragionamento sulle cucine, quindi sui punti cottura che sono quelli già in essere nelle mense scolastiche, come dire, privilegiare percorsi di educazione alimentare attraverso la specificità
scelta dell'utilizzo di materie e di alimenti tipici di stagione, quindi la valorizzazione dei prodotti DOP, IGP, prodotti biologici, prodotti tipici del nostro territorio. Noi abbiamo un territorio particolarmente ricco per quanto riguarda la cultura e la tradizione agroalimentare, pensiamo che nelle mense scolastiche si debba privilegiare questo tipo di alimenti. E quindi in questa logica appunto in cui ci siamo trovati, perché poi dobbiamo dire che ci siamo trovati in questa situazione con un quadro normativo sempre più restrittivo, che quindi non ci consente di fare tutto quello che un'amministrazione potrebbe fare, e quindi il nostro obiettivo sarà quello di diventare dei controllori, quindi il Comune non sarà più ente erogatore del servizio attraverso una propria società, ma sarà ente controllore, quindi controlleremo, individueremo degli strumenti di controllo molto rigidi, molto efficaci ed efficienti, proprio per far sì che il gestore poi darà un servizio che sia un servizio di eccellenza. Quindi lavoreremo soprattutto sul capitolato, sul bando, per far sì che il prodotto finale, che a noi quello che preme maggiormente sia la soddisfazione dei bambini, perché poi le mense sono finalizzate ai bambini, e quindi essendo comunque una fascia protetta, noi esigeremo che quei prodotti che verranno serviti e quei pasti siano pasti di assoluta eccellenza.